Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Shikoden 5 e oggi dobbiamo reclutare qualche personaggio e poi successivamente continuare la storia. La storia che è diventata molto interessante adesso. Ci sono stati gli ultimi sviluppi che hanno un pochettino riacceso la trama, che sembrava quasi sul spegnersi. Mentre invece adesso siamo nuovamente a cavallo di forti emozioni, complotti, tradimenti e rivelazioni che ci hanno permesso di aprire altri spiragli di trama. Ma partiamo con ordine. Cosa dobbiamo fare ora? Innanzitutto, ora non so se forse possiamo già uscire. Devo vedere se già, ecco, l'userina non c'è, quindi no, mi sa che devo necessariamente andare prima a sbloccare queste scene, perché oggi ci saranno un paio di reclutamenti e poi ovviamente la trama. Allora, andiamo in infermeria, ecco qua. Sua Altezza, Lady Leon non ha ancora aperto gli occhi. Dottore, ma cos'ha che non va? Non saprei. Era impossibile che sopravvivesse all'attacco, a dirla tutta. Sarebbe già dovuta essere morta. Galleon mi ha detto che la runa dell'alba è stata l'unica cosa che l'ha salvata. E io sono d'accordo. Già, è successo proprio così. Lady Leon stava morendo, ma la runa dell'alba ha iniziato a brillare e lei ha iniziato a stabilizzarsi. Davvero? Allora rifatelo, forse la può guarire del tutto stavolta. Dovete rifarlo, principe, dovete provarci, dovete trovare un modo per... Calmati, Roy. Non penso che basti rifarlo, la runa stava agendo per conto proprio. E allora non potete usarla quando volete. Capisco, questo complica le cose. Ma Roy ha ragione, se potessimo far funzionare di nuovo la runa, allora vale la pena provare, non c'è scelta. Suggerisco di trovare qualcuno che sia esperto di rune. E allora potrebbe essere... Quella pazza vestita di nero. Blatera sempre di questa o quella runa, però quella donna è pazza. Principe, che ne dite? Dobbiamo provare a parlare con la donna in nero? Ok, e allora andiamo dalla donna in nero. Principe... Lasciate che vi accompagni finché Leon non si rimette. Farò del mio meglio per coprire George. Ho solo iniziato a ripagare lo sgarbo che gli ho fatto. Ecco, praticamente adesso Miakis diventa la mia guardia del corpo. Al posto di Leon, praticamente Miakis la sostituisce. Infatti, abbiamo anche praticamente l'attacco combinato, che è lo stesso. Lo stesso attacco combinato, io praticamente... Adesso posso farlo sia con Miakis che con Leon. È la stessa identica cosa. Allora, andiamo a parlare con Zerase. Però adesso andiamoci tramite l'ascensore, visto che lo possiamo fare. Anche se in realtà possiamo andare solo fino al terzo piano, quindi non è tantissimo, visto che già questo è il secondo. Al quarto piano l'ascensore non ci arriva. Eccola là. Guardate, da quella parte. Ehi, donna in nero, abbiamo delle domande da farti. Donna in nero? Molto creativo. Capisco. Avete imbrigliato solo metà del vero potere della runa dell'alba. Ma questo è un problema vostro, io non posso farci niente. Cosa? Perché ci tratti così male? Vi sto solo dicendo la verità. Io non posso farci niente. Se è tutto, mi congedo da voi. Signore in nero? Ma che bell'aiuto che ci ha dato. E ora che dovremmo fare? Perché non proviamo con le rovine occidentali? Le rovine occidentali? Ancora non sappiamo che collegamento c'è tra le rovine dei Sindar e la runa dell'alba.
Ma dopo quella visione la prima volta che siamo stati là, il potere della runa dell'alba è stato scatenato. Forse la stessa cosa potrebbe succedere anche in altre rovine. Tu vuoi solo studiare le rovine. Non nego che mi piacerebbe scoprire di più sulle rovine, ma che altra scelta abbiamo? Che costa provarci? Ma dove si trovano le rovine occidentali? A ovest di Dorat c'è un posto chiamato la Profonda Foresta del Crepuscolo. Si trovano là. Oh, quel posto. Conosci le rovine occidentali? Beh, sono andato a esplorare quella zona, ma non avevo idea di quel che mi aspettava. Non solo non ho trovato niente, ma ne sono uscita messa proprio male. Però mi piacerebbe tornarci se c'è di mezzo una runa. Fatemi venire con voi. Ecco qua, quindi Zweig e Lorelai devono necessariamente entrare in squadra. A questo punto devo parlare con credo Lucrezia, però non so se Lucrezia era alla sala della guerra o nel suo studio. Ah, eccola, ok. Che gruppo eterogeneo, che succede? Lucrezia, vediamo, da dove devi iniziare? Capisco. Beh, immagino come vi sentite e vorrei davvero lasciarvi andare. Ma lo stratega che è in me deve dire no. No? Perché no? Sarò molto diretta e mi scuso in anticipo se offenderò qualcuno. Leon non è l'unica che è rimasta ferita in questa guerra. Se vi imbarcaste in questa missione, sembrerebbe che Sua Altezza si occupa solo dei suoi interessi diretti. Se questa fosse solo una missione per salvare Leon, capirei il tuo punto di vista. Ma risolvere il mistero della Runa dell'Alba è nell'interesse di tutto l'esercito di Avalanche. Riesci a capire che le sorti della battaglia non cambieranno con una singola runa, Zweig? Sei molto diretta, come al solito. Beh, è il mio lavoro. Comunque, la decisione spetta a Sua Altezza. Non posso impedirgli di stare alla larga dalle rovine occidentali. Era quello che temevo. Non discuterò oltre, ma ho una richiesta da farvi, Vostra Altezza. Vorrei che andiate al castello della Cavalleria del Drago del Feitas a incontrare il comandante Craig Laden. La Cavalleria del Drago? E perché? Non ci aiuteranno mai, a meno che non ci sia un attacco di una nazione straniera. Esattamente. Abbiamo messo i Godwin all'angolo, sono talmente disperati che pregheranno una potenza straniera di aiutarli. Dobbiamo essere cauti ed essere pronti nel caso che ricorrano a una mossa tanto disperata. Hai ragione. Non dobbiamo permettere a Godwin di allearsi con una nazione straniera. Ma non capisco. Oh, ora ho capito. È questo quel che intendevi. È per questo che dobbiamo andarli a trovare. Principe, andiamo. Presto. Un attimo, ma che significa? Perché dobbiamo incontrarci con loro? Non riesco proprio ad aiutare chi è ottuso di natura. Vostra Altezza, l'importanza di questo incontro è cruciale. Vi auguro ogni fortuna possibile. Buona fortuna anche a voi, Lady Miakis. Bene. Ok. A questo punto sappiamo dove dobbiamo andare e sappiamo che cosa dobbiamo fare. Beh, io me ne resto qui. È inutile che venga anch'io. Ah, che peccato. Vuol dire che dovremmo esplorare le rovine senza di te. Aspetta, che hai detto? La base della Cavalleria del Drago si trova nel castello di Sauronix, vicino alla Profonda Foresta del Crepuscolo. E allora? Lo so già. Mi fa impazzire l'idea che una persona tanto ottusa sia riuscita a trovare delle rovine. Lucrezia voleva dire che per lei andava bene se ci fermiamo alle rovine dopo l'incontro con la Cavalleria del Drago. Davvero? E allora perché non l'ha detto? Credo che volesse sfoltire il gruppo degli scemi. Forza, non c'è tempo per discutere. Il castello della Cavalleria del Drago e la Profonda Foresta del Crepuscolo sono molto a ovest. Non perdiamo tempo. Andiamo. Ok, perfetto. A questo punto abbiamo soltanto una cosa da fare adesso. Prima di... andiamo al secondo piano.
Abbiamo soltanto una cosa da fare prima di poter partire, ovvero reclutare un altro alleato, che sarà esattamente qua. Ehi, è Galleon! Vostra Altezza, mi congedo da voi per il momento. Dove sei diretto, Galleon? Quando pensi di tornare? Non sono diretto da nessuna parte. Me ne vado e non farò ritorno. Te ne stai andando? Perché? Un cavaliere esperto come te sarebbe utilissimo alla causa del principe. Sono venuto qui per affidare Leon alle cure della dottoressa Silva. E volevo che Sua Altezza, tu e Kyle, sapeste la verità su George. Ora che ho fatto quel che dovevo, non ho nessun motivo per rimanere. No, Galleon, puoi combattere al nostro fianco. Sarebbe fantastico. Vero, principe? Vostra Altezza, sarebbe un onore che andrebbe oltre i miei meriti, ma la mia incapacità a proteggere la famiglia reale di Falena ha causato tristezza e sofferenza. Non ho più il diritto di chiamarmi Cavaliere della Regina. Stare al fianco del principe dopo i miei fallimenti sarebbe un destino troppo benigno per me. Galleon, sei il solito. Lo sapevo che sarebbe andata così. Non sei cambiato neanche un po' in 20 anni. No? Metti da parte i tuoi fallimenti personali, Galleon. Non sei un fallito. E poi non è questo il problema. Guarda il principe. Anche se è giovane, ha continuato a combattere nonostante tantissime difficoltà. Perché pensi che ci riesca? Perché è il principe? No. È perché c'è un nemico da sconfiggere per il bene di Falena e della sua gente. Vuoi abbandonare Falena e la sua gente solo perché pensi di aver tradito i cavalieri della regina? Vuoi scappare di fronte al nemico? Questo sì che sarebbe un vero tradimento di Falena. Silva, hai ragione. Vostra Altezza, queste vecchie ossa possono esservi di qualche aiuto? Vostra Altezza, sono onoratissimo. Amo questa nazione con tutto il suo cuore, con tutto il mio cuore. Se il principe combatte per Falena, allora combatterò per il principe. E qui abbiamo reclutato Galleon. Wow, dottoressa Silva, Galleon è un vecchio testardo, ma tu sei riuscito a fargli cambiare idea in un attimo. Per me non è una novità. Me ne torno in infermeria. Lascio a voi il piacere di avere a che fare con Galleon. Devo unirmi a voi subito, Vostra Altezza? Sei il benvenuto. Però lo mettiamo nell'entourage al momento. Tanto livello 46. Allora, quanti pocci possiedo? 314.000, perfetto, perché così posso comprare finalmente la runa dell'ira, che mi serve tantissimo. Quindi, la runa dell'ira dove si trovava? Nell'isola... Ah, era nell'isola forse, vero? Quindi ci devo andare tramite la barca. Vabbè. E allora facciamo una cosa. Perché adesso che abbiamo reclutato questi personaggi e possiamo muoverci liberamente, abbiamo qualche reclutamento da fare. La dottoressa Silvia mi ha sgridato l'altro giorno e mi ha chiesto: non è niente di meglio da fare, ma questo è il mio lavoro, non c'è nient'altro che possa fare. Vuoi cambiare i compagni di viaggio, vero? Sì. Devo portarmi Babbage e Egbert, perché ovviamente Egbert tutta la vita. E poi devo portarmi l'allievo, chi era? Qua, Sorensen. Ok, vabbè, sì, per ora sì. Tanto poi devo tornare a ricambiare i membri del party. Perché mi devo portare loro? Perché, sai, se vuoi dimenticare tutto, posso portarti in un posto molto, molto lontano che nessuno conosce. Oh, che stupido, cosa sto dicendo? Scusa, ti prego, dimentica di quello che ti ho detto. Ti prego, devi mangiare qualcosa e riposarti un po'. Se non ti mantieni in forza, si preoccuperanno tutti al castello. Oh, oh, forse c'è qualche evento scriptato che devo fare, eh? Ma non mi ricordo di eventi scriptati adesso.
Allora, tu ancora gli ingredienti. Ah, ce li hai? Ah, ok. Oddio, c'è qualche evento scriptato che non ricordo? Perché Vicky che non mi teleporta? È strana sta cosa. Forse devo andare nella mia stanza, ma io non me lo ricordavo sta cosa. Ma no. Oddio. Allora, noi dobbiamo andare. Allora, vediamo, aspetta, Miyakis. E va bene, è giunta l'ora di andare a far vista alla cavalleria del drago. Allora, aspetta, vediamo se dobbiamo parlare con Log. Ah, tra l'altro, ora, se non ricordo male, dovrebbe sbloccarsi l'opportunità di prendere un personaggio. Che però sostituirà un altro personaggio. Allora, Lord Lake. Oltre ad aver accolto calorosamente, c'è un'altra cosa di cui vorrei ringraziare. I miei sinceri ringraziamenti per aver salvato la mia patria. Una scusa. Anche se mio padre appoggia Sua Altezza, ha intenzione di partecipare all'incoronazione. Cerca di capire. Da un punto di vista non ufficiale, non sarebbe gentile per le nazioni dell'isola rifiutare l'invito. Chiediamo che Sua Altezza ricordi il nostro sincero supporto. Crow? Si chiama così? Quel tipo che ha rovinato il mio magazzino? Principe, digli di venire qui e di pulire tutto. Oltre a me e all'anziano, dubito che altri castori la usino. Spero che Sua Altezza non se la prenda. È solo che non siamo in molti altri castori in grado di scrivere lettere per umani. Il capo che mio padre vide era Geno? Che strana piega il destino. Durante la carriera di Sairo, mio padre fece affari con lui. Ricordo che mio padre diceva che era aggressivo, ma che finiva sempre il lavoro. Da bambino, alle nazioni dell'isola si narrava di una flotta di mercanti che faceva impallidire i pirati. L'uomo che conduceva la flotta si chiamava Sai, o qualcosa del genere. No, non può essere. Grazie per averci permesso di costruire un bagno per la mia sorellina. Marun mi ha chiesto di scriverlo, ma te ne sono grato anch'io, da Murron. Il mio maestro. Il mio maestro non sarà così grandioso, ma il maestro di Dongo e quel mago delle rotelle sono davvero terribili. Siamo diventati amici quando lavoravamo alle nazioni dell'isola. Non vedo l'ora di incontrarla di nuovo. Ok, quindi non sono arrivate le lettere. Ok, non è arrivata la lettera. In teoria, in questa fase del gioco, potrebbe arrivare una lettera. Questa lettera la scriverà praticamente, se non sbaglio, Jin. Dove praticamente ci chiede di ritornare nelle rovine in cui siamo stati insieme a lei, quindi nella grande buca. Se dovessimo accettare questa side quest, potremmo reclutare un altro personaggio, che è praticamente una maga, fondamentalmente, che però si sostituirà a un altro personaggio reclutabile, che però si potrà reclutare verso la fine del gioco. Quindi non lo so, io sono indeciso, perché io vorrei reclutare l'altro per avere un bel colpo di scena in questo gioco, in questa run. Quindi mi sa che andremo verso l'altra strada, quindi qua lasciamo perdere. Allora, usciamo. E non so se forse devo parlare con Log delle navi a sto punto. È perché se Vicky non mi teleporta, cioè, devo andarci in un modo o nell'altro, quindi c'è poco da fare. Scusa, principe, ho pensato che la flotta avesse preso la principessa, così li ho inseguiti, ma c'erano troppi vascelli di scorta per potermi avvicinare. Dovresti almeno sforzarti di sembrare felice, anche se non lo sei. Ho
ovvio, la finta felicità non ti darà gioia. Oddio, ma ci devo andare a piedi? O forse devo andare da qualche altra parte? Perché non mi sto ricordando dove devo andare adesso. Forse devo tentare di uscire? Perché veramente non mi sto ricordando dove devo andare. Cioè, Galleon l'abbiamo recuperato. Quindi quale altra scena scriptata deve apparire? Allora, qua possiamo uscire, giusto? Eh sì. Ah, ecco, ok. Ok, una volta usciti, ritorna tutto normale. Oddio, non me la ricordavo sta roba, sinceramente parlando. Comunque, andiamo a destra, Ice. Boh, non me la ricordavo sta cosa. Vabbè. Risolto, l'importante è che abbiamo risolto. Allora, andiamo ad Estrise con Babbage e Sorensen nel gruppo. Perché adesso dobbiamo reclutare la bambina. Ah, Lu, che succede? Oh! E ora che faccio? Ho perso la rotella! Una rotella? Beh, Lu, non preoccuparti, ce ne sono migliaia qui. E poi... Aspetta, parli di quella rotella? Quella del ponte girevole? Ma certo, stupido, altrimenti perché sarei così arrabbiata? Ma è terribile, il professore ci metterà un mese intero per ricostruirla. Lo so che sta qua da qualche parte, ma non vuole farsi trovare. Questo non sarebbe successo se avessi rimesso a posto la stanza. Ma non è nel mio stile, non so che farci. Cosa? Davvero? Wow, principe, grazie! Dovete solo cercare in ogni angolo di questa stanza. Lo so che sta qua da qualche parte. Eh sì. Ragazzi, cerchiamo la rotella. Che io non mi ricordo tra l'altro dov'era. Ah, forse è qui? Principe, l'hai trovata? Eccola, è questa qua. Oh, grazie, grazie mille. Ti voglio bene, principe, sei il migliore. E per ringraziarti mi unirò all'esercito di Avalanche. E poi lì ci sono anche il professore delle rotelle e l'assistente numero uno. Posso entrare nell'esercito, vero? Esatto. Portami nel tuo castello, principe. Ok. Per ora la mettiamo qui, tanto ora la buttiamo fuori, non vi preoccupate. Ok. E abbiamo reclutato anche Lu. Ora, altra cosa da fare, andare a comprare la runa dell'ira. Perché finalmente possiamo avere il mio setup preferito per quanto riguarda il protagonista di gioco, ovvero la runa che necessariamente deve prendere per la storia. La runa incremento, che è un qualcosa di rotto a livelli pazzeschi, e poi successivamente la runa furia. Dato che qui purtroppo... Dato che qui purtroppo non esiste la runa double beat, o almeno non ricordo esista la runa double beat, non posso fare altrimenti. Devo necessariamente prendere la runa d'ira e basta, che però costa 300k, quindi direi un bel po'. Un bel po'. E si trovava qua, giusto? Perché non vorrei essermi confuso, ma credo che sia qua. Ecco, effetto ira, danni 1,5, bassa precisione. Quindi compriamo. E la carichiamo. Qua. Yes. Perfetto. Aspetta, abbiamo... Acqua... Aquilone, rappresaglia, che è il contrattacco, sfera del potere, lucciola, rabbia. Ah, ok, stato rabbia se ricevi due volte danni. Effetto berserk, questo non mi interessa. Va bene, e allora unisci i pezzi cosa abbiamo?
Vabbè, drenaggio. Vabbè, niente, proprio completamente useless. Ok, direi che possiamo vendere. Quindi direi... No, queste no. Che ora le sfruttiamo. Quindi fuoco, acqua, acqua. No, lucciola no. Ok, queste sì le posso vendere perché tanto non le utilizzerò mai. Cioè, proprio senza senso proprio. Allora, non ricordo se la sfera dell'ira, adesso che l'ho comprata, la posso ricomprare da Jean, però a un prezzo scontato. Non me lo ricordo proprio. Però questa era una cosa che dovevamo fare. Sì, portami indietro. E qui adesso posso tornare indietro e finalmente costruire il mio party, che mi accompagnerà ovviamente in tutta la zona, perché ci sta. Che poi, tra l'altro, se non ricordo male, nella foresta... Nella foresta quella... Nella foresta questa del crepuscolo, se non ricordo male, dovrebbe esserci l'ultimo elfo. Quello da reclutare con Cornelio. Quindi devo portarmi anche Cornelio appresso. Però questo non me lo ricordo, eh. Vabbè, comunque ora... Lo vedremo poi. Allora sì, cambiamo membri di viaggio. Lu. Poi Sorensen. Anche Babbage. Anzi, Babbage in realtà potrei anche tenerlo, perché Babbage già trova tesoro. Quindi in realtà me lo potrei anche tenere. Rimuoviamo anche Galleon. Vabbè, sì, questo è il party che dovremmo tenere per il momento. Quindi gli unici che posso portare in questo caso saranno Alzared e ovviamente la solita Zerase. E poi qui invece, come sostituto, mi porto Cornelio, perché nella foresta dovrei trovare gli elfi Doremi. Cioè, nella foresta del crepuscolo dovrei trovare l'elfo Doremi. Allora, vediamo se tu adesso posso comprare la runa dell'ira. Fuoco, lampo... spada ciclone. Sfera del leone. Aquilone. Rappresaglia sarebbe il contrattacco, non è neanche... Danni provocati e ricevuti doppi. Risveglio. Eccola, la sfera dell'ira. Esatto, ora la posso comprare anche qua. Però mi costa solo 3, mi si costa 300k. Vabbè, niente, scherzavo. Allora, io dovrei... Sì, vabbè, in realtà no, perché le armi... sì, quella di Miekis la devo necessariamente... La devo necessariamente migliorare. Già. Miekis, sì, purtroppo mi tocca. Perché Miekis, facendo l'attacco anche combinato con il principe, giustamente farà più danni così. Dovrei migliorare anche quella di Zweig. Oppure a Zweig posso dare qualche runa. Potrei dare una bella runa corrente o comunque una runa acqua. Allora, la vorrei portare al 10 se ci arrivo. Ok, al 10 ci arriviamo. 12 no, però al 10 sì, dai. Ok. Così almeno tutti quanti possono usare le magie. Facciamo una cosa. Vediamo che cosa hai. Hai fuoco, lampo, acqua, scudo. Non ce le hai le magie, quelle là più potenti. Quindi dovrei darti dell'acqua. Ok, carichiamo.
La carichiamo a Zweig. Così almeno abbiamo qualcuno che cura. Magazzino abbiamo rune, eh? No, ok, perfetto. E almeno, sì, Zweig ha le rune. Allora, formazione. Riposizione. Io devo stare in seconda fila, necessariamente. Poi Miekis deve stare in prima fila, perfetto. Poi Lorelai la possiamo mettere, no, al posto di Alzared. E il principe lo mettiamo al posto di Lorelai. Così abbiamo Zweig e Lorelai vicini. Vabbè, questa è una cosa mia personale. Ok. Ah, a proposito, no. No, no, ci sono un altro reclutamento. Ci sono altri reclutamenti che dobbiamo fare. Minchia, me lo stavo scordando, ragazzi. E adesso noi possiamo reclutare finalmente tutti i personaggi che sono presenti a Lunas. Quindi Takamu. Eh sì, devo portare necessariamente Takamu con me e andare al villaggio di Hod. Andiamo al villaggio di Hod, poi successivamente al bosco Lunas, e possiamo reclutare Haswar, Isato e Urda, finalmente. Ah no, ma devo uscire dall'altro lato. Effettivamente sì. Mi ero dimenticato questo. Eh sì, li possiamo reclutare adesso, perché gli eventi che sono successi con il tradimento di Sayalitz, eccetera, eccetera, porteranno Haswar, Isato e Urda a unirsi a noi. Quindi sì, finalmente potranno unirsi a noi. Ok, Boschi del Nord. Gli incontri non dovremmo averne perché siamo di livello superiore, quindi con la sfera che ha Alzared non dovremmo avere problemi in questo caso. Questa è una cosa molto molto buona in realtà. E qua ci serve Takamu, perché solo grazie a Takamu noi possiamo vedere la strada, altrimenti non la potremmo vedere. Ecco qua. Che c'è? Vuoi di nuovo andare a Lunas? Sì. Ah, vero, lei ora si mette in squadra. Niente. Babbage, mi dispiace. È stato un piacere. Mi dispiace, ma... Allora, non so se si trovavano nelle stanze qui o se dovevo andare sopra. E no, mi sa che sono nell'altra stanza, vero? Sì, mi sa che sono nella stanza di sotto. Però nell'altra stanza. Oddio, non vorrei aver fatto una cappellata, ma mi ricordo di poterli reclutare ora. Sì. Joe? Ah, il mio piccolo Joe. Ho saputo di Sia e di Leon. Deve essere stato molto difficile per te. Però non devi disprezzare Sia. Vedo che stai bene, ora mi sento meglio. Posso parlare? Oh, scusa, prego, cosa mi devi dire? Ora che siete tornata, non c'è più bisogno che Isato resti qui. Posso riportarlo a casa? Urda, te l'ho già detto mille volte, io servo all'oracolo. Non posso abbandonare Lady Aswar. Cosa c'è da ridere? Isato è sempre così educato con tutti, non l'avevo mai visto così. Come hai detto che ti chiami? Urda? Isato deve tenerci molto a te. Guarda di tutta rossa. È solo che ci conosciamo da molto tempo. Già, è così. Ma lasciamo perdere per ora. Isato può andarsene? Ma certo, non c'è problema. Ma oracolo, tanto me ne vado anch'io.
Cosa? Mio piccolo Joe, portami al tuo castello. So che non posso prendere il posto di Ar o di Sia, ma vorrei aiutarti. Non c'è di che. Siete sicura? Quando Godwin verrà a sapere che siete dalla parte del principe, chissà cosa farà Lunas. Sono certa che andrà tutto bene. Godwin avrà grossi problemi a consolidare l'appoggio che gli serve senza il prestigio della regina. Non potrà mai toccare la terra sacra della famiglia reale. Ovviamente non tutti i miei sacerdoti potranno venire al castello del mio piccolo Joe. Andrò da sola e in grande segreto. Almeno posso accompagnarvi. Ma certo, il tuo aiuto mi è utile in ogni situazione. Come desiderate. Tu che vuoi fare, Urda? Perché dovrei restare qui se Isato se ne va? Ovviamente andrò dove va lui. Molto bene, andiamo. Se i soldati di Godwin intuiscono le nostre intenzioni, si metteranno senz'altro in mezzo. Stiamo attenti. Oh no, devo metterli tutti in squadra. Allora, Takamu lo posso togliere per ora. E anche Egbert. Li rimettiamo dopo questi. Purtroppo non ci ho letteralmente pensato che loro venivano con noi nel party. Non ci ho letteralmente pensato, mea culpa. Ok, e praticamente abbiamo fatto 3 in un colpo solo. Ovviamente Aswar prima non era presente a Lunas, c'era solo Isato qui, perché ovviamente Aswar era praticamente al castello di Solfalena, perché ha preparato la principessa per l'incoronazione. Ora che la cerimonia dell'incoronazione è finita, Aswar è tornata a Lunas, quindi per questo abbiamo potuto reclutarla. Questi sono dettagli molto importanti che in una prima run, o dipende magari anche la distrazione del giocatore stesso, non riesce a capire. Quindi sì, ora che siamo arrivati sin qui non dovremmo avere altri problemi. Allora, il lavoro di Sato è davvero finito? Urda, non ti ho chiesto di... Non smetterò mai di ribadirlo. Tu torni a casa con me. Isato, ora puoi andare a casa. Ma Oracolo... Sono passati 30 anni da quando sei venuto a Lunas. Devi tornare nella tua terra. Prenditi una vacanza. 4 o 5 giorni dovrebbero andare bene. Vai, torna a casa per un po'. Oh, tutto qua. Apprezzo l'offerta, ma ci sono delle cose abbastanza urgenti da sbrigare al momento. Vorrei continuare a dare il mio contributo per aiutare voi e Sua Altezza. Preferirei andare ad Al-Said solo dopo che la situazione a Falena sarà stata risolta una volta per tutte. È tutto? Sì. Vostra Altezza, non vedo l'ora di lavorare per voi. Ed è 1. Ed è 2. Allora credo che anch'io dovrò restarmene nei paraggi. Urda? Avevo promesso che ti avrei riportato dal Seid. Non posso tornare da sola. Va contro i miei principi, ma anch'io vi aiuterò. Prima finisce la guerra, prima Isato potrà tornare a casa. E 3. Colpaccio. Siamo d'accordo allora. Andiamo tutti al castello di Alba. Ok, quindi qua possiamo uscire. E adesso finalmente possiamo tornare indietro. Wow, così questo è il tuo castello, mio piccolo Joe? Stupendo! Voglio darci subito un'occhiata. Vum. Oracolo, aspettate! Tra l'altro anche Urda è bellissima. Ok, e tutti hanno lasciato la squadra. Perfetto. Ok, rimettiamo tutto come era prima. Quindi Babbage con trova tesoro e Egbert. Ok, e poi devo tenere un posto perché con Cornelio devo prendere l'elfo, quindi mi serve comunque un posto.
Perché, ripeto, se non ricordo male, l'ultimo elfo si trova nella foresta del crepuscolo. Potrei dire una cazzata in realtà, eh? Perché potrei dire una cazzata, ma dovrebbe essere così. Dovrebbe essere così. Detto ciò, no, devo andare con la barca adesso. Sì, devo andare con la barca. Perché ci sono degli altri reclutamenti che dobbiamo fare. Sì, ragazzi, io me li sto ricordando adesso. Ci sono adesso un paio di reclutamenti che dobbiamo fare. La flotta di Godwin stazionata a nord di Dorat finalmente se n'è andata. Ora il passaggio è sicuro. Beh, almeno fino a Port Spinax. Poi dovrei proseguire a piedi. Esatto, e noi dobbiamo andare proprio qui. Ok, eccoci qua. Quindi nuova zona. Ora concluderemo questi reclutamenti e poi la prossima volta faremo altro. Allora, qui non c'era nulla da prendere, giusto? No. Qui ci sono un paio di personaggi che dobbiamo reclutare, eh? Quindi facciamo attenzione perché ce n'è uno vicino, se non sbaglio, alla sfera di salvataggio. Era qua, se non sbaglio, ma... Non eri tu? No. Questo è il negozio oggetti. No. Oddio, mi ricordavo fosse in quella zona. Allora, Runa cosa vendeva? Vediamo. Sfera critica, che è quella di George, tra l'altro. Era la sfera quella di George. Uscita. Benvenuto a Port Spin. Sì, ok. Allora, dovrebbe esserci... Madonna, non me li ricordo, ma qua se non ricordo male c'era una... Eccola! Eccola! Che c'è? Siete davvero notevole. Nonostante la vostra giovane età, Falena produce soldati di grande valore. Perdonatemi, mi chiamo Hazuki e sono una spadaccina. Sto esplorando il mondo come parte del mio addestramento. Visto che anche voi siete un guerriero, vorrei farvi una domanda. Conoscete uno spadaccino di nome Belkut? Ma certo, tesoro! Già, lo immaginavo. Non dovete dirmi altro. Ora so che si trova a Falena. Lo troverò con i miei mezzi. E non c'è bisogno, cucciola, perché adesso sarò io a tornare con Belkut e lei diventerà mia amica. Quindi molto semplice questo reclutamento. E l'altro però... Mi ricordo che qua c'era qualcun altro. Vabbè, a parte i forzieri qua. Questo di furia, ottimo. Pietra abilità, eccoci qua. Qua non so se si può fare lo stesso trucchetto di Shuikoto in due con le pietre. Dovrei provarci prima o poi. Oddio, mi è venuto da tossire. Allora, tu invece armature? La madonna mia. Madonna, più 40 a tutti. Lo so, sono povero come la merda, figliolo. Lo so. Allora, sì, allora io credo che, avendo parlato col tizio lì, quello che mi ha detto del... Sì, mi sa che ho triggerato l'evento. Perché se non sbaglio io ora, tornando indietro, dovrebbe succedere la stessa cosa che succedeva anche dalle anche nell'isola di Estrise. Credo che abbia triggerato il dialogo. Credo che abbia triggerato il dialogo. Quindi torniamo indietro. E sì, e credo che di triggerare il dialogo.
Ok, eccoci qua. E adesso, se non sbaglio, dovrebbe apparirmi... Esatto, base navale di Hirschville. Perché abbiamo ottenuto l'informazione tramite quel tipo. Eh sì, vedi, me lo ricordavo, cazzo. Questo me lo ricordavo. Questo non è facile da trovare, questo indizio. Non è facile, vi posso assicurare che non è facile. Anche perché notate che qui ci sono soldati Godwin. Qua che rune aveva? Burrasca. Puoi attaccare per primo. Questo sarebbe fighissimo in realtà. E qui dovrebbe adesso esserci un altro personaggio. Che io mi ricordo appunto... Madonna, questi sono i soldati di Godwin. Che vedono passeggiare il principe così. E fanno... Oh, ma il principe qua che passeggia così, com'è possibile? Allora, dovrebbe esserci... è praticamente un personaggio... È anche vero che io dovrei migliorare... Madonna, l'allenamento di Miakis... Ops, ho sbagliato. Io sono pieno di punti qua. Allora, Zweig, la magia adesso gliela possiamo aumentare un po', direi. No, Miakis non ha punti, quindi fanculo. No, vabbè, ok, Cornelio non mi interessa. Vabbè, questi poi sono tutti i punti che utilizzeremo, non vi preoccupate. Allora, dovrei trovare... però... dove sei? Perché non mi ricordo dove sei. Eccola. Oh, lei... Lei è fighissima. Lei è fighissima. Uno dei miei personaggi preferiti. Mi scusi, mi dispiace disturbarti, ma potresti per cortesia dirmi come posso arrivare a Solfalena? Sono appena arrivata dal continente nordico. Volevo andare a Solfalena passando per Stormfist, ma non si può. Sta a vedere. Visto? Non mi fanno neanche passare. Conosci un'altra strada per arrivare a Solfalena? Perché sta andando a Solfalena? Beh, vorrei tanto vedere una mia vecchia conoscenza. Cosa impossibile, si direbbe. Darò un'altra occhiata in giro da sola. Non ti conosco, ma grazie lo stesso. Oh no, Dio. Ah no, vero, perché lei ora, se non sbaglio, arrivava al porto di prima. Dopo il dialogo questo. E poi io da lì la posso portare a Solfalena. Ragazzi, io... O delle volte ho queste lacune che penso sempre di sbagliare, quando in realtà poi è difficile sbagliare, perché in queste occasioni non si sbaglia, mettiamola così, cioè sono cose molto molto meccaniche del gioco. Allora, qui non c'erano forzieri, giusto? Perché io, se non ricordo male, qua forzieri non dovrebbero essercene. No, per fieto. Quindi torniamo. E adesso torniamo a Port Spinax. Però aspettano di qua. E dovremmo rincontrare la stessa tipa. Se non ricordo male, ora lei dovrebbe apparire qua. E ora lei dovrebbe spuntare, non mi ricordo se era sul ponte di sopra o di sotto, però se non sbaglio dovrebbe spuntare in uno dei due ponti, quindi o sopra o sotto. Ora ve lo farò vedere comunque, non è un problema questo. E giustamente poi, essendo comunque un gameplay e una guida completa, io vi faccio vedere per filo e per segno quello che si fa, perché altrimenti non avrebbe senso. E se non sbaglio lei dovrebbe apparire qua, o forse dall'altro, non mi sto ricordando se era qui o dall'altro lato. Eccola.
Oh, ciao, tu sei quel ragazzo che è stato così carino prima, ma pensa tu, rincontrarsi di nuovo. A proposito, ti stanno seguendo. E lei, guardate, ha il fucile. Eh sì. Ah! Tu, cagna di armonia, perché armonia? Lei è uno dei miei preferiti. Quell'assassino lavora per la porta dell'occulto. Ecco, che razza di arma è quella? Oh, questo è un simpatico pezzo di artiglieria abbastanza raro dalle nostre parti. Niente male, eh? Dicevamo. Sì, ragazzi, lei ha il fucile. Conosci una donna che si chiama Lucrezia Merses? È lei che devo incontrare. Puoi portarmi da lei? Sei uno straniero così gentile, o meglio, un principe così gentile, principe Joe. Molto bene. Ne è sicuro? Non capisco se lei è uno che si fida troppo facilmente o se la sua è pura galanteria. Grazie comunque. A proposito, io mi chiamo Katari. Se ne ricordi, per favore. Eh sì, io a te ti voglio assolutamente in squadra. Tecnica 362. Lei è fortissima. Mamma mia, lei quanto mi piace. Non mi ricordo se aveva delle rune particolari. Ah, vedi, 100% fuga, la runa buon viaggio. Eh sì, madonna mia. Troppo. Lei è troppo figa, veramente figa. Allora, per tornare al castello è abbastanza easy. Basta che usciamo e poi ci teleportiamo. Eccola. Il tasto che va da solo. Ecco qua. Eccoci qua. Allora, andiamo da Lucrezia, che dovrebbe trovarsi nella sala da guerra, credo. Credo che dovrebbe trovarsi lì, perché sennò devo scendere sotto nelle sale quelle private. E non mi ricordo se si trovava lì. Sinceramente. Eccola. Salute, Altezza. Che c'è? Ha portato Katari con lei? Molto bene, andiamo in un'altra stanza. Non ci vediamo da un pezzo. Già, 10 anni. Appena 10 anni? Beh, per essere una che non vedo da 10 anni non si può certo dire che ti perdi inconvenevoli. Che ti aspettavi? Qualche lacrimuccia e un bel abbraccio? Ti faccio volentieri a meno, grazie. Devo chiederti un piccolo favore. Proprio come temevo. E il panico a portarti qui? Più che panico direi nervosismo. Che ci fai qui? Strano che tu mi faccia questa domanda, soprattutto visto che già conosci la risposta. Non hai disertato la causa? Beh, non saprei dire cosa si possa chiamare disertare la causa o meno. Sto facendo quello che ritengo giusto. Molto bene. Principe Joe, chiedo scusa per il fastidio. Sono certa che avrà molte domande sul mio conto, ma non sono purtroppo nella posizione di poter rispondere. Lasci però che le dica una cosa. La sua battaglia ha delle ripercussioni che vanno oltre i confini del suo paese. Altre nazioni del nord seguono le vicende di Falena e della Runa del Sole, tra cui Armes e gli stati insulari. Se determineranno che Falena sta commettendo un errore, non esiteranno a intervenire. Non voglio che succeda. Ecco perché sono qui per assisterla. Non vedo l'ora di combattere al suo fianco. E qui abbiamo fatto anche amicizia con Katari. Perfetto. Ora dobbiamo andare a prendere quell'altra spadaccina che ci ha chiesto di Belkut, vi ricordate? Allora Katari in realtà potrei tenerla anche nel team adesso, potrei tranquillamente tenerla anche nel team. Potrei fare un giochino di rune con qualcuno, magari anche con Azarel, e tenere Katari nel party con Alzared, e tenere però Alzared è molto più forte in magia. Ah, pa 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 pa. Qua purtroppo è perché non posso cambiare gli altri. Vabbè, facciamo così. Togliamola per ora a Katari.
sopravvivi. Cornelio mi serve, poi Babbage ed Egbert va bene. Ok, niente, purtroppo per ora la devo togliere, ma lei farà parte del mio team finale, eh? Ricordatevelo. Ok, a questo punto mettiamo Belkut. Mettiamo Belkut e torniamo indietro. Non so se posso teleportare. Penso di sì. Esatto. E tra l'altro spuntiamo proprio nella zona che mi interessa, fortunatamente. Mamma mia, meno male. Eccola lì. Belkut? Azuki! Finalmente ti ho trovato. Sfodera la tua spada, questo è un duello. Sei sempre... Certo che lo sono. Ero ritenuto una spadaggina prodigio. Come ne nascono una volta ogni 100 anni. Mi sentivo invincibile finché tu non mi hai sconfitto. Ma devo ringraziarti per avermi fatto smettere di essere tanto presuntuosa. Da allora ho avuto un solo scopo nella mia vita. Sconfiggerti per dimostrare il mio valore. Te lo dico un'ultima volta. Sfodera la tua spada. Mi rifiuto. Cosa? Come osi? La mia spada è al servizio del principe Gio. Non voglio combattere contro chi cerca una vendetta personale. Principe Gio? Io non immaginavo. Vogliate accettare le mie più umili scuse per il mio inqualificabile comportamento, ma non sapevo chi foste. Ho un'ultima richiesta. Potrei chiedervi di ordinare a Belkut di combattere contro di me? Azuki? Se sei davvero un fedele servo del principe, devi obbedire ai suoi ordini, giusto? Azuki, io non sono il servo del principe. Non sono un suo servo, così non combatto perché mi viene ordinato. Ho deciso di mia sponte di combattere per il principe. Tutto qua. Belkut, tu... E allora so cosa fare. Anch'io mi unirò alle forze del principe Gio. Cosa? Se il principe ha ispirato tali sentimenti in uno spadaccino abile come te, vuol dire che è un vero leader. E se ti sto accanto, forse un giorno potrei sfidarti in duello e tu non potresti scappare. Terrò sempre d'occhio, Belkut. Principe Gio, sono al vostro completo servizio. Nice. Cosa devo fare? Vai al castello. Non mi piace perdere di vista Belkut, ma è un ordine, è un ordine. Il castello di Alba sul lago Ceras, giusto? Lei non mi ricordo se faceva tra l'altro un attacco combinato con Belkut. Belkut, non mi scappi. Tanto devo tornare anch'io al castello perché devo togliere Belkut ora dal party. Perché mi serve uno slot libero per il per l'elfo. Ovviamente. Ok, usciamo. Qui torniamo indietro. Sì, togliamo Belkut. E credo che per oggi... Credo che per oggi abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare. Ora, la prossima volta andremo verso la zona di Sauronix. Faremo tutta la zona di Sauronix. E poi sì. Cioè, praticamente sì. Devo fare soltanto un paio di cose, ma dovrei riuscire a fare tutto. Cioè, tutto quello che ho in testa. Quindi, per il momento è tutto. E noi ci becchiamo alla prossima. Adios.